I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. Feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. Benvenuti! Benvenuti ragazzi, quarta puntata di Tu Youtubbi HD, perché anche noi spacchiamo i culi. Io ho deciso di stare zitto, ok? Allora abbiamo Flow, Zepla, DJ One che presenta, e subito iniziamo con i giapponesi perché sono talmente coglioni che nelle puntate ci devono essere. Io voglio diventare giapponese. Ok, allora questi poveri dementi cosa fanno? Si mettono una calza in testa e vanno a rapinare. E quindi chi tira più forte vince. Ma che cazzo, ma è tipo tiro alla fune. Sì, però dovete vedere le facce, perché sono le allora facce. Ma loro lo fanno apposta per fare le facce idiote, no? Ma loro sono già idioti, facendo le facce così. Ma si sa, che cazzo è? No, è perché la calza comprime. No? Ma la calza di piombo. È 50 denari. No, yen. Ah, yen è giusto. C'è il cambio. No, chiudiamo la puntata. Arrivederci ragazzi. Ciao, io vado. Guardate, assurdo, no? Perché si sforzano in modo incredibile. Ma ha perso un labbro. Guarda, quello è già per terra. Con la testa devono schiacciare un pulsantone. Sì, no, devono arrivare al pulsantone, ma senza che l'altro superi. Con la mano. E noi che facciamo il vecchio. Questo è il vincitore, ragazzi, è distrutto dalla fatica. Il vincitore con la faccia più intelligente. Che cazzo era? Era Barel giapponese. E ora ragazzi fate silenzio, perché qua qualcuno dorme. Sta dormendo un cane. Sì, ma dorme e non so come mai. Sta facendo? Mentre dorme. Ha le convulsioni. No, incomincia a correre. Non si sa perché. Una pallina. Comincia a correre e soprattutto vedi, si sveglia e bam! E va contro il muro. Poi mi sveglio facendomi le pippe invece a volte. E qui invece adesso passiamo dalle stelle alle stalle. Ma poi che non mettiamo un po' di gnocca. Una bella gnocca che esce dalla doccia. Noi che siamo... E a un certo punto omosessuali. Un rumore poco, diciamo, un rumore che lei riconosce. Tipo vibratore. Cosa sta cercando? Infatti sta cercando il vibratore. Sta cercando il suo vibratore, ma dov'è? Nel culo di qualcuno. Cosa sta facendo? La nonna ci fa la torta! E funziona! Ma non sa che la nonna gli monta prima la panna col vibratore. La nonna prima l'ha usato! Complimentone! Allora, adesso la pagina di Tu YouTube. Adesso passiamo a una segnalazione bellissima che ci ha fatto il nostro caro amico Dario. Chi è Dario? Dario, che presentava la prima stagione. Abbiamo qua il nostro vecchio Dario. Infatti è Dario. Esatto. Il grandissimo scherzo del ciclista. Si mettono a rincorrere. Sì, si mettono a rincorrere un ciclista e lo gasano dicendo che sta finendo la gara. Ma è tipo Tour de France. Non è un ciclista professionista, quello è. No, è un ciclista qualunque. Quello sta facendo i cazzi suoi per le montagne. La gente che lo sale. Questo scherzo è un'opera d'arte, veramente. Questo è lo scherzo meglio fatto. Hanno speso un sacco di soldi in controfigure. Sì. Guarda, bellissimo, lo fermano, gli tirano l'acqua, festeggiamenti. Era soda causa. Bellissima performance. Addirittura l'intervista al vincitore. La coppa lo tirano su adesso lo tirano su. È stupendo. E lui sta dicendo ma io non c'entro niente. E vabbè, però ha vinto. Un'altra segnalazione, ennesimo gioco giapponese stupido. Allora devono correre su questo tapirulan e mentre corrono devono correre. Devono prendere queste cose, sono castagne, non ho capito. Sì, cos'è? Sta accelerando. Intanto esatto, il tappeto sotto accelera sempre di più. No. Tipo velocità play. È tipo Super Mario. Deve arrivare alla fine. E prende le monetine anche. E devono vedere se c'è. Ha raggiunto la velocità luce, quindi 300.000 km. 10 secondi, 9, 8. Ha preso l'ultima, gli è caduta, mi sa però. Gli è caduta. Come lo raccoglie? Adesso lo voglio vedere raccogliere. Purtroppo questo ci fa malissimo. Infatti se fa poi si blocca subito. Che cazzo fa? Non lo so. Cioè si blocca di F2. Schiacciamo F2. Esatto. E muore! No, lo portano via! Lanciato nell'acqua. Sono fuori dalla finestra. Certo che i giapponesi sono cattivissimi. Esatto. E il negrone lo deride. Ma c'è sempre il negrone. Ma c'è sempre un negrone. Occhio, perché questo è il vero Superman. Finalmente si è trovato? Oddio, è stato... Ma chi è questo? È stato trovato Superman. Che diavolo fa? È un grande. Ma dove gli dà l'acqua? Vedi, aveva cazzo, Superman ha dei superpoteri, tipo l'acqua, la citrosodina. Bellissimo. Però vedete, sole, perché lui sapeva che c'aveva sete, allora è arrivato. Io lo farò quest'estate sulla Milano. Dove ti metti sul parabrezza? Ragazzi, so, sì. Però attenzione, perché anche noi abbiamo il meteo. Ogni tanto un po' di notizie fanno sempre bene. Ci sorride. Abbiamo il nostro meteorologo. No, ma questo è dipinto, è bianco. È vero. Che a un certo punto, però, c'è qualcosa che non va. E si ferma. Oddio. I'm so sorry, Bill. Questo è in diretta, eh? Oh. Ma le tendenze sessuali forse si capisce. Ha visto qualcosa? Ha visto qualcosa che l'ho spaventato? Ha visto una figa. Avrà... ho visto una figa. Ho visto uno scarafaggio. Come ha reagito è una figa. Dopo 3 ore succede di nuovo. I Ghostbuster sono dovuti intervenire. Attenzione. Oh God, if that... oh, è ritornato. Come grida? Come grida? Oh no. L'uomo non potrà più vivere. E ora passiamo... Che cos'è? A un gattino che guarda la TV? Sì, un gatto giapponese. I gatti giapponesi sono anche diversi. No, sta guardando Tu Youtubbi e mi sa che non l'ha presa bene. No, 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 ho capito, no. Si girerà, no, farà qualcosa. Io giuro, se lo fa... Ma perché se... ti uccido. E lui cosa sta guardando? Non si sa, soltanto che ha fatto una faccia stupenda. Con quella faccia. Guarda, avevo paura che fosse qualcos'altro e che avrei veramente scorticato. Allora, vi avevo promesso altri video con sta canzone. Ma basta! No, questo? No, è un militare. Della banana che balla. Sì, ma questo è un militare che l'ha fatto in Iraq, naturalmente, dietro ai suoi colleghi. Senza farsi vedere. E poi l'hanno ammazzato. Sì. Ma non gli iracheni. Loro sì. Gli americani. Cioè, guardate cosa fa. È stupendo. Mentre tutti sono impegnati, gioca col fuoco perché sono senza una donna, in guerra, con delle armi, e lui ha voluto rischiare così tanto. E poi ci sono pure i talebani. Sì, infatti. Ma basta. No, è assurdo. Bello, bellissimo armato, vedi, tutto messo bene, che si mette a fare la serietà dei Marines americani. Esatto. Ma il video finisce con "e lo vogliamo ricordare così". Mamma mia, perché è morto ballando, è saltato su una mina. Esatto. Oh, vai a ballare là, vai. E dopo un ennesimo coglione abbiamo qua la classifica dei migliori 3 coglioni, che secondo me dovremmo decretare. Pensavamo fossimo noi 3. No, infatti. Dovremmo decretare un vincitore. Passiamo col primo. Questo vuole fare il film, no? Sì, a tutti vogliono fare il film. C'è Michael Jackson, deve ballare. Che bravo, va, la panza un alcolista, questo già. Sei il campione del mondo. Che riso del pubblico pagano. Ma poi c'hanno il letto nel bagno, non ho capito. Guardate questo. Questo si sveglia, si mette le ciabatte. Ma poi a petto nudo. E BAM! Mi hanno inchiodato le ciabatte. No, è uno scherzo che voglio assolutamente fare. Superata, caro ubriaco, fradicio. E invece questa vuole fare anche questa la figa, sai, tutorial di come ballare sulla palla. Sì, e attenzione, certo, perché vai a ballare sulla palla. Io sono un eccellente, sono troppo avanti. 2, 3. BAM! Mamma mia, via tutti i denti si è fatta fuori. Per la gioia del dentista. Esatto. Ma non l'ha immaginato che poteva succedere. Assurdo. Perché una palla non è sferica. Direi di scegliere il vincitore. Io direi la ragazza. Ma a me piaceva quello inchiodato. Quello inchiodato era bello lo scherzo. Invece la ragazza è proprio idiota lei. Lui poverino. E se invece vincesse lui? Tu YouTube? È tornato il nero. Il nero giapponese. Esatto. Vediamo se ce la fa, dato che ha deriso quello di prima. Questo qua vai, negro! È pesantissimo. Cosa c'ha la corazza? Ha fatto 2 passi, signori. Già è morto. Poi se la appesantiscono. Ha fatto 2 passi. Cioè, Madonna, ma è tornato a 300 all'ora. No. Ha voluto deridere quello di prima e ha perso. Tra l'altro siamo dei razzisti di merda. Ora passiamo a questo. Questo ragazzo sta dormendo. E dato che questo poi non sento più niente, gli vuole fare lo scherzone. Che cosa, l'ha appeso allo space shuttle? Certo. No, gli ha attaccato i petardi mentre dorme. I trick-track, i miei. E gli dà fuoco. Ecco, l'unico uomo che si vede con i trick-track è... Questa è la fine che farà Clown. Ecco. Infatti te le attaccherò super il culo, però. Sei claro, ricordati di questo video. Dove sta andando? È spaventatissimo. Pensate, vive in America, è arrivato a Bogotà. Esatto. Guardate come corre. Guardate quanti ne ha. Sì, no, ne ha un sacco. Dall'incazzatura di porca. Pensate, le camere da una parte. Ecco, non fatela a me perché prendo il macete. Finisce questa quarta puntata. Ragazzi, con queste facce fantastiche. Esatto. Ragazzi, portatemi in giapponese, regalatemelo a Natale, a... Ma ricordiamo, esatto, andare sul sito, esatto, sul blog e soprattutto di aggiungerci su Twitter, Twitter, che cazzo se lo cazzo, ma che ne so io, Facebook, se volete dateci dei soldi, ciao.